Sai che se usi Steam Deck puoi vederti comodamente Netflix, Disney, ma anche Disney Plus, Prime Video, Now TV, quello che ti pare direttamente su questo dispositivo? Anche in questo caso la procedura è molto semplice. Richiede un passaggio dalla desktop mode e poi si può tranquillamente integrare in gaming mode e quindi trovarvi Netflix come se fosse un gioco di Steam direttamente nell'interfaccia principale del sistema. Piccola premessa, per questa guida dovremo andare a scrivere delle cose. Ovviamente possiamo utilizzare i sistemi che ha Steam Deck per scrivere, quindi tasto Steam più X ed esce la tastiera schermo. Ma sinceramente mi risento di consigliarvi caldamente una tastierina Bluetooth. Questa è una Keychron, ma potete usare qualsiasi tastierina Bluetooth che avete a disposizione. Andremo a scrivere qualcosina, quindi meglio averla sotto mano piuttosto che usare una tastiera schermo che vi copre tutto lo schermo e magari vi copre anche le parti che vi servono. Bando alle ciance, sigla e andiamo a vedere come si fa. Per questo al solito dovremmo passare dalla nostra cara amica Desktop Mode, ovvero la modalità in cui Steam Deck si comporta come un computer, quindi on off, passo al desktop. Eccoci qui nella modalità desktop. Per fare quello che dobbiamo fare abbiamo una procedura molto semplice che richiede l'utilizzo. Al solito passiamo al tasto Start. Abbiamo un browser, qui abbiamo Firefox. Se ne avete bisogno di un altro browser, passate tramite Discover. Potrebbe servire magari Chrome per alcune cose, dipende dai sistemi che utilizzano Netflix, Disney Plus, eccetera, eccetera, come sistemi di sicurezza per evitare che voi registriate o copiate o inviate dati. Cioè, film o pezzi di film in giro hanno delle protezioni chiamate DRM e alcuni browser potrebbero non digerirlo. Ma Firefox è talmente grosso, storico, studiato bene che probabilmente funziona. Nel caso, tramite Discover potete installarvi Chrome. Quindi, premiamo. Allora, come al solito usiamo il mouse di Steam Deck, quindi per riassumere, prendiamo Steam Deck, con il pollice destro usiamo il touchpad, per premere col tasto normale con la quale premiamo col mouse, quindi di solito il tasto sinistro, non stiamo muovendo con il pollice destro, la levetta dietro più vicina è il tasto sinistro, la levetta più lontana è il tasto destro. Dico in questo modo per non fare confusione, quindi touchpad destro, levetta vicina fa il tasto sinistro del mouse, quello che usiamo sempre, la levetta più lontana fa il tasto destro. Quindi andiamo a prendere Firefox, tasto destro, chiamerò tasto destro per capirci, e facciamo Add to Steam. Eccoci qua allora con il browser, come vi suggerivo prima, meglio avere una tastiera perché adesso andremo a scrivere un po' di cose. Abbiamo aggiunto Firefox a Steam come applicazione, ma noi non vogliamo Firefox, vogliamo Netflix. E come faremo ad ottenerlo? Semplicemente faremo in modo che Steam apra Firefox nella pagina di Netflix, possibilmente senza far vedere tutte quelle schifezze, tipo la barra degli indirizzi che ci piacciono, vogliamo avere qualcosa che faccia un po' più da applicazione nativa, no? Andiamo ad aprire Steam. Qui ci sarà una marea di cose, quindi andremo a vedere libreria. Cercheremo Firefox. Firefox web browser, eccolo qua. Come dicevamo prima, noi non vogliamo Firefox, vogliamo Netflix. Quindi impostazioni, proprietà. Qua cambiamo il nome e ci mettiamo il nostro bel Netflix. Siccome io l'ho già installato, ci metto un altro 2, ma voi non mettete 2, voi mettete solo Netflix.
Allora, opzioni di avvio. Vedete questa formula magica incomprensibile? E qua ci servirà la tastiera, perché se aprite la tastiera schermo, in parte di questa cosa verrà, sparirà praticamente, e quindi voi sarete un po' nei guai a scrivere le cose, perché alla fine di tutta questa pappardella avrete due chiocciole. Qui andiamo a scrivere l'indirizzo di Netflix. Qual è l'indirizzo di Netflix? Andiamo a vedere su Firefox. Se io scrivo qua Netflix, vedete? HTTPS, ricordatevi anche questo pezzo, il protocollo, www.netflix.com. Il resto lo capisce già lui, i ten è la questione della lingua. Torniamo quindi su Steam, anzi facciamo una bella cosa. Clicchiamo tutto, tasto destro, copy, andiamo su Steam. Qui, al solito, ci muoviamo in fondo. Qua tutta la pappardella per dire avvia Firefox, eccetera, eccetera. E ora aggiungiamo i parametri. Avvia Firefox. Incolliamo, mi sembra, col destro. Se posso fare. Vedete, si perde la cosa. Quindi con la tastierina viene un po' più semplice. Andiamo in fondo, di nuovo. Incolliamo, quindi avvia Firefox su questo indirizzo e aggiungiamo un piccolo parametrino, meno meno, KIOSK, meno kiosk. Kiosk vuol dire aprimi Firefox e non farmi vedere la barra degli indirizzi e tutto il resto, solo la pura e semplice pagina. È anche questo molto semplice. Quindi non avremo problemi di compatibilità, perché questo è Firefox che gira su Linux, il cuore di Steam Deck è Linux, quindi non abbiamo bisogno di fare compatibilità strane per Windows. Chiudiamo. Allora, questo è l'applicativo. Se noi andiamo a premere gioca, lui mi apre la pagina web. Andiamo a vederlo in gaming mode. Quindi la modalità di gioco che avete quando accendete di solito Steam Deck. Perché a noi interessa averla lì, perché è più bello. Eccoci ritornati alla gaming mode. Abbiamo Netflix già, e allora vediamo un attimo come fare a cambiare la grafica. Ricordate, dovete installare prima Deki e SteamGridDB. Vi farò vedere una guida al riguardo. Andatevela a cercare. Allora, tasto A. Ingranaggino. Allora, tanto vediamo modalità controller, perché ok, browser web, quindi è già tutto a posto. Allora, cambia artwork, come dicevo, cambia artwork vi compare solo se avete Deki e SteamGridDB. Qua ce ne sono una marea, se volete c'è anche la classica signorina giapponese. Poi scegliete quello che vi pare. Questa è l'interfaccina piccola. Poi c'è l'interfaccina grande. Quando aprite la pagina, la parte sopra, il logo che vi compare quando premete questo, l'icona, e basta. Questo è per applicare le grafiche. Se facciamo gioca, play, in inglese, abbiamo la pagina web di Netflix. Adesso ovviamente dobbiamo loggarci e tutto il resto, è come se lo utilizzasse dal vostro computer. Però è tutto su Steam Deck, quindi vi potete spaparanzare sul divano con la vostra Steam Deck e guardarvi i vostri film preferiti. Eccoci qui alla fine di un'altra guida di Steam Deck. Quindi non solo giochi, ma potete vedervi anche comodamente spaparanzati sul divano dei simpatici film o delle serie TV con Netflix, ma ovviamente cambiando indirizzo potete vedervi anche Disney Plus, Prime Video, potete vedervi le dirette di Now TV, quindi le partite di calcio, la Formula 1, la MotoGP, quello che vi pare. Tanto comunque Steam Deck si comporterà come un computer normale, quindi come se lo vedeste col Firefox normale. Ovviamente ricordatevi di mettere le password,
perché se no non riuscite, il vostro account, se no non riuscite a vedere niente, però comunque tramite questo sistema potrete vederlo come se fosse un'applicazione installata normalmente su Steam Deck. Vi è piaciuta questa guida? Vi chiedo, per favore, se vi è piaciuta, mettetemi un pollicino, fate subscribe, lasciatemi un commento dicendomi se volete delle altre guide in particolare su questo dispositivo o su qualche gioco, e il vostro coach vi saluta. Te lo spiega coach, tornerà nella prossima puntata. Ciao!